L'EMA, che ho sentito stamattina, prenderà la decisione il 29 di novembre. Una decisione arriverà e noi seguiremo quello che ci indica l'EMA. A fine novembre, dunque, EMA si pronuncerà sull'immunizzazione per i bambini sotto i 12 anni. Al momento la fascia di popolazione esclusa dalla campagna vaccinale. Sono i più piccoli in questa fase ad essere maggiormente colpiti dall'infezione, situazione diversa rispetto a quella di 12 mesi fa. I bambini non si infettavano per niente, né con la Alfa, tanto meno con Wuhan. Trasmettevano pochissimo, non si ammalavano e non morivano. Con Delta la cosa è diversa. Variante Delta fino a 10 volte più contagiosa rispetto alla Alfa, con un'incubazione di soli 2 giorni, mutazione ora dominante in tutto il mondo. In Italia rappresenta il 99,7% dei casi. Questo virus si sta adattando, c'è poco da dire. Quindi sta adattandosi grazie ai vaccini per diventare endemico. Se circolasse ancora il virus di Wuhan avremmo una protezione dall'infezione del 95%, dell'85% se ci fosse Alfa, ma lo scenario è cambiato con la Delta, spiega Palù, che presentando i dati raccolti in altri stati, in primis in Israele, ribadisce come sia stata dimostrata con il passare dei mesi la diminuzione della protezione dall'infezione del vaccino, ma c'è un altro aspetto che non va ignorato. Abbiamo un vaccino che disegnato su un virus che circolava 2 anni e mezzo fa, ha ancora la capacità di proteggerci nel 90% dall'evento grave. E parlare di immunità di gruppo o di gregge, in questo senso, non ha più significato. Sulla terza dose, il presidente di AIFA spiega che non siamo di fronte a nulla di nuovo parlando di vaccinologia come scienza. Tutti i vaccini hanno una terza dose. E normalmente si fa dopo 6 mesi dalla seconda e si chiama booster. Dopo la terza dose noi abbiamo un'esplosione di 10 volte della risposta sia umorale che cellulare. Io sono convinto che questo booster dose perlomeno per un anno dovrebbe, se non di più, tenerci buoni.